Per oltre 500 precari di sostegno della scuola siciliana, il sogno dell'assunzione a tempo indeterminato si sta per avverare. Il Ministero dell'Istruzione, infatti, ha presentato alle organizzazioni sindacali nazionali la bozza pressoché definitiva di una circolare in applicazione alla legge 128, che prevede la copertura complessivamente di 4.447 posti di sostegno da spalmare su tutti gli ordini di scuola. Alla Sicilia toccheranno 528 cattedre che per la maggior parte andranno a docenti che già lavorano come supplenti annuali e che coroneranno finalmente il sogno del posto e dello stipendio fisso. La ripartizione dei posti, così come specificato nella circolare, è al 50% tra vincitori di concorso e precari delle liste provinciali ad esaurimento. Nel dettaglio, la scuola materna potrà contare su 63 nuovi maestri, considerato che i vincitori del concorso pubblico sono 280 e che la graduatoria scade quest'anno, 217 vincitori di concorso in attesa di lavoro resteranno al palo. Situazione ancora più grave alle elementari, dove le immissioni in ruolo saranno solo 32 a fronte di 202 vincitori di concorso, 216 le cattedre assegnate alla scuola media e 198 nei licei. In questo caso si tratterà di missioni in ruolo di insegnanti precari che si trovano in cima alle graduatorie e che vantano, si fa per dire, un precariato non inferiore ai 13 anni di servizio. La situazione è ancora più critica in provincia di Messina, denuncia Laura Flores, segretario generale della CISL Scuola di Messina. Su 528 posti destinati in Sicilia a queste immediate assunzioni, per la provincia di Messina se ne prevedono solo 72 complessivamente. Si tratta, continua la Flores, di posti attualmente disponibili negli organici delle scuole ricoperti con incarico annuale da docenti precari di prima generazione. Non a tutti, però, potrà essere garantita la tanto attesa immissione in ruolo che consentirebbe il passaggio a un posto definitivo.